Faccio sta valigetta. Ma quando pensi? Ci sta, pure questa copia è questo, metti in mezzo. Lo so. C'è il testo e il saldatore. L'unica cosa che non ci sta è, insomma, che tenga di solo caldo, se ci sono messi. La fettuccia se la sono messa. Con le pile ci le pile per il caldo. Per il caldo. Ma fa funzionare lo caldo, ma lui ci dice un po' di tempo. Sì, sì. Spegni on. Allora, questa è una cosa, devo mettere la seconda matassa che sopra, no? Allora, passa questo qua in giù, devo uscire questo, devo attaccare qui, questo. Non si mette il cartuccio. Tu a che distanza deve essere? Uno di qua? No, questo non mi controlla. Uno di qua? Cioè, no, il passo di questo è 1,7, è costante, sempre un avvolgimento delicato. Capito, uno dietro l'altro, la tassa è tutta uguale, 1,7 la tassa, cioè che significa in pratica che tu sei un esercito? Uno, no, il numero 1 dopo l'hai sul 7, da poco però sei visto da qua, 7 è sempre, no, ma quello 7 è un valore ideale, cioè capito, non devo dire. Vabbè, che è successo? Ah? Dimmi tu. Che è successo? È cascata la massa dentro il processo. Dimmi, vieni, vabbè. Che è successo? Vale. Ah? Oh signore. Vai.
Bene ragazzi, allora ci è finito il 0,50. Siccome dentro i canali c'è un certo spazio che posso lavorarci bene, e due fasi del secondo strato lo faccio con 2x0,40, che viene un 20% in più di, anzi 25% in più di sezione, quando invece del 1x0,50 o 2x0,40, però ci dovrebbe entrare nei canali una certa comodità. Adesso procediamo, abbiamo trovato questi due, ce ne sono anche altri di rotoli di 0,40. Vediamo un po', insomma, di finire questo motore, che è sempre, comunque, come ripeto, è sempre per scopo didattico, quindi dovrebbe, se Dio vuole, insomma, dovrebbe andare tutto bene. Poi il motore a doppio strato viene più bello, si gira più riga, sembra proprio un fiore.